Anche quest'anno un calendario che ormai è una tradizione ed un'aspettativa per migliaia di concittadini e di appassionati per la bellezza delle immagini in cui vengono pubblicate è quello di Ferriere. Sono ben 28 anni che tale calendario viene presentato e distribuito nel comune dell'Alta Valle. A tal proposito, sentiamo la persona più coinvolta nella preparazione ed ideatore fin dall'inizio, Paolo Labati. Ci troviamo oggi per una situazione, condizione un po' eccezionale, di presentare, ricordare la storia dei calendari di Ferriere. È stato presentato nel dicembre del 92, la prima edizione. L'avevo messa assieme personalmente, messa assieme io, in quanto ero l'assessore al turismo, e avevo trovato nell'allora sindaco Antonio Agogliati piena corresponsabilità e piena adesione nei programmi che ci avevamo preposto. E questo era, dal punto di vista turistico, uno dei grandi progetti, uno che ha avuto successo insieme all'allora, inventata appena 2 anni prima da altri elementi di Ferriere, all'allora Festa in Quota. Il primo calendario è uscito nel dicembre 92, la prima domenica di dicembre, e riportava e avevamo presentato il calendario 1993. È stato un calendario dalla stesura in bianco e nero, con delle foto in bianco e nero, e messo assieme un po' da profano, quindi con un piccolo computer, riga, penna e righello. In quell'edizione ha concorso l'allora APT e il comune di Ferriere. L'allora APT, in quanto il sottoscritto come assessore al turismo in comune di Ferriere, era rappresentante del comune nell'APT. Il presidente era il professor Fabrizio Achilli, che è stato anche insegnante a Ferriere, e ci aveva accolto questo nostro desiderio, questa nostra richiesta di questo calendario un po' innovativo. E l'innovazione, più che le foto, era rappresentato, in quanto non erano mai uscite di queste edizioni, dall'indicazione nelle varie quindicine di ogni mese, delle 2 quindicine, le feste, le ricorrenze, gli appuntamenti di ordine religioso, turistico, economico. Quindi era una guida sociale anche per il territorio, anche una guida turistica, perché riportando tutte le feste, sia sul Crociglia, la Gomù e tutte, era una sicurezza che tutti potessero trovare delle indicazioni pratiche di quello che succedeva sul territorio nel corso dell'anno. Naturalmente i calendari si è cercato di abbellirli, incrementarli naturalmente come numero di copie, passando dalle 1005 della prima edizione alle 2005 della seconda, e così continuando via via col numero di copie, perché sono cresciuti insieme agli sponsor, perché gli sponsor hanno visto che questa è un'iniziativa propagandistica d'eccellenza, e quindi hanno sempre aderito e incrementato nel numero degli sponsor. Si è arrivati nell'ultimo calendario ai 16.000 copie, quindi mi sembra un record. Naturalmente la stesura del calendario è sempre stata affidata a pochi, cioè sottoscritto con qualche collaboratore. E anche le fotografie allora c'era da andarle a cercare, no? Quindi nella prima edizione, se vedrete dal video della pubblicazione, diverse sono mie. Quelle che non sono mie sono di Gianni Gaudenzi, no? Perché era il fotografo della valle.
con gli anni si è incrementato il numero dei fotografi, ma in che modo? Andandoli a cercare. Quindi abbiamo trovato Marco Carzaniga, che è quello della Forestale, che ha dato un apporto eccezionale, perché andava a scovare foto, angoli che oggi sono solo di appannaggio di Luigi Ziotti. Allora c'era questo Marco Carzaniga. Poi c'erano diversi, alcuni che andavano a Selva. Si è scoperto Sergio Guglieri grazie all'amico Mario Malchiodi, un villeggiante di Ferriere, e si sono incrementati nel numero di chi collabora, e anche quest'anno sono molti, e anzi sono più di quanti figurano in calendario, perché poi non tutti hanno trovato le foto di tutti i collaboratori, non hanno trovato, quando si fa una foto, si fa una pubblicazione, si cerca sì di privilegiare, di mettere, accontentare un po' tutti, però privilegiando anche l'aspetto artistico di ogni foto, no? E purtroppo i collaboratori sono molti, però che hanno estro non sono tantissimi. Mi preme citare Roberto Salini, Alessandro Daturi, Roberto Salini è la figlia, Alessandro Daturi è il figlio Michele, Braccio, poi Ziotti l'ho citato. Ecco, si è unito uno nuovo quest'anno che non si è offerto, lo sono andato a cercare, Dino Sirica. Naturalmente nel corso degli anni la pubblicazione ha subito anche una mutazione tecnica. Dalle prime immagini che recepivamo per essere migliori su diapositiva, solo su diapositiva, e su diapositiva per portarlo in pellicola occorreva fare quel passaggio in uno scanner a tamburo che garantiva la massima celerità e la massima trasparenza come immagine. E lì i primi anni hanno lavorato molto due persone, erano Antonio Mantova e Filippo Carini. Poi con l'avvento della digitale la tecnica si è evoluta moltissimo e quindi non si è più fatto questi passaggi, ma il file si è tramutato direttamente in pellicola e quindi poi in una lastra di stampa. Devo ricordare anche che ha collaborato per amicizia personale, per dare un'impronta anche bella, Renato Vermi, no? Soprattutto nella parte dei poster, soprattutto nella scelta dei colori del calendario, ma l'ha fatto proprio con spirito, con tecnica, ma con spirito di grande amicizia e collaborazione. Naturalmente l'idea comunicata ai diversi collaboratori era quella di propagandare il territorio in ogni suo aspetto, in ogni sua stagione, in ogni sua frazione, per così dire. E questo l'abbiamo raccomandato ai collaboratori anche nel dicembre scorso. E anche per il presente calendario, tutti i collaboratori cosa hanno offerto? Lago Mu, Lago Bino, Lago Nero. Qualcuno anche sulla Serei, foto molto belle, però le bellezze di cui uno si innamora, e soprattutto si sono innamorato i fotografi, sono basate su questi punti, che sono la forza ambientale dell'Alta Valnure. Pochissimo, e questo me ne duolo,
perché forse non siamo riusciti a comunicarlo e anche perché non è stato scoperto, magari perché esige una certa fatica fisica, sulla Val d'Aveto. Le foto che uno può fare a Cataragna, Castagnola, Boschi, non sono meno belle di quelle che fanno a Lago Nero o Lago Bino. Perché uno è portato da Ferriere salire lungo la statale o provinciale, quello che è, fermarsi allo Zovallo, fare un giro allo Zovallo e lì dallo Zovallo verso Lago Nero, verso Lago Bino, trova degli angoli ogni anno inesplorati e quindi è giusto che vengano fatti conoscere, però non c'è una innovazione di immagini nella parte della Val d'Aveto. Speriamo che per il prossimo anno ci sia un'esplosione di ricerca verso questi luoghi sconosciuti, sia sull'Albareto a Serei, sia verso Mercatello che c'è già, la Val d'Aveto, Castelcanfore, Purletti, Cataragna, Boschi, Castagnola. Naturalmente ogni anno ci si pone il problema cosa fare il prossimo anno. Naturalmente più che delle indicazioni andare a cercare luoghi sconosciuti, luoghi belli, di laghi o di monti, c'è un altro filone di cui si accettano le collaborazioni di tutti. Nella parte bassa del calendario, le foto piccole verticali, sono foto che noi che mettiamo a tema, quindi un anno si sono sviluppati i funghi, un anno le piante, un anno i fiori, un anno le sorgenti, un anno l'architettura rurale, arrivando a quest'anno che è angoli noti e non noti del territorio. Anche questo è fatto ad arte per mettere in evidenza più frazioni possibili. Quindi, se qualcuno avesse qualche suggerimento da dare in questa direzione, cosa si può fare nella parte bassa, nella parte alta, foto, non possiamo dire a un collaboratore, un fotografo, fa la foto così, e fa parte del suo bagaglio culturale e professionale inventare e riprendere una foto, quindi c'è piena libertà. Nella parte bassa invece si possono dare delle indicazioni in modo tale che vengano coperti e percorsi tutti gli aspetti che riguardano il territorio. Sono moltissimi gli estimatori che attendono con orgoglio la presentazione del nuovo calendario. Esso coinvolge sia gli abitanti del paese, ma anche i villeggianti, le persone che hanno migrato all'estero, i fotografi e i tanti visitatori ed escursionisti dell'Alta Valle del Nure. La storia quindi non è finita, ma continuerà ancora nei prossimi anni.